Buongiorno a tutti, siete pronti? Ho ancora tanto da fare, tutto l'esterno per venderla bene. Ci ho speso un sacco di soldi però, ragazzi. Ho fatto una casa, poi mi direte voi se vi piace. Questo è l'ingresso, tutto bianco. E qui ho visto che manca un po' di pittura e anche qua adesso ce la metteremo. Poi ho la possibilità di mettere finalmente le piastrelle. Allora, questo è l'ingresso. Voi eravate rimaste con due porte qua, giusto? E invece guardate cosa vi ho combinato. Questa è la cucina, ragazzi, ci ho speso una fortuna. Una fortuna, questa ecco, questa è la parete che devo piastrellare. Alla fine ho messo tutto il pavimento così in cucina e qui ho messo il tavolo, ho messo il tavolo, tutte le cose, ci sono tutto, c'è tutto quello che può servire. Qui ci sono delle piante, qui c'è un attaccapanni. E qui c'è un'apertura, un arco fatto buttando giù il muro qui e chiudendo la seconda porta. E qui ho fatto il salotto che penso lo lascerò così perché non ho intenzione di spendere altri soldi, che ne ho già spesi abbastanza. Il salotto ho messo il termosifone lungo, gli impianti sono tutti regolari, a regola d'arte. Ma ci tenevo a fare una bella cucina, per cui adesso piastrelliamo e poi pareti, piastrelle da parete. Dunque, io direi di mettercele bianche perché uguali a sotto, no? Bianche, dai, bianche. Sì, perché è meglio. Allora, adesso dobbiamo avvicinarci lì, ma vi piace, ragazzi? Ho fatto un lavoro di quelli, poi sono andata a fare un sacco di missioni per poter finalmente avere questa robina qui da poter mettere le piastrelle. Io adoro l'idea di mettere le piastrelle. E la cucina è tutta nera, facciamo le piastrelle bianche, direi proprio di sì. Solo questa parete qui, tutto il resto abbiamo visto che è bianco, i muri sono bianchi, meno che in salotto che sono color tabacco, cannella, boh, non me lo ricordo nemmeno. Eh sì, la piastrella è un po' più lunga da mettere, eh. Poi io però mi rilasso così tanto, ogni volta bisogna prenderla, mi sa che non mi basterà una pila. Che vi sembra? A me sembra di aver fatto, non vedo l'ora di venderla, ragazzi. E fuori dovrò dipingerla perché così i pannelli io non credo di poterli ancora mettere. Però guardate, la mia conquista è stata riuscire a mettere le piastrelle. Non vedevo l'ora, non so perché. Avevo una voglia pazza di mettere le piastrelle. E adesso vado a metterle, no, non mi bastano. Lì, poi compriamole un altro pacco e non mi sa che non basterà neanche questo. Prendiamo la cazzuola, no, che faccio? Di qua vai avanti, poi vai di lato, oh, là e avanti, mizzica, io coi comandi vorrei poterlo comandare dal mouse, sinceramente. Vai, metti lì, metti qui, ok. Metti qui, sono curiosa di vedere a quanto la vendo, ragazzi. Beh, ve la ricordate? Era la casa alluvionata questa qui, eh.
qui ci devo guadagnare, perché sono rimasta con 80, cioè ero rimasta con 36, che è pochissimo, cioè avevo speso veramente un botto per questa casa, già solo sta cucina mi è costata l'ira di Dio. E poi per guadagnare un po', perché poi appena finita questa devo continuare a comprare case, continuerò a fare lavoretti, perché mi piacciono le missioni, alcune mi piacciono. Ragazzi, ho appena fatto un asilo che è una meraviglia, è lì che ho guadagnato un sacco di soldi con l'asilo. L'ultima, dai che ce la facciamo. L'ultima, ok, no, questa la rivendiamo, o facciamo anche questo angolo qui, che dite? Però di là non c'è la piastrellatura, no, basta così e compriamo la pittura bianca, compriamo il bianco proprio. Allora, pareti, pitture, ghiacciaio argento, no, era bianco proprio, bianco era il bianco. Così metto a posto anche quella parete che ho di là. Ok, vai, ormai sono velocissima abbastanza, insomma. Ok, qui abbiamo finito, adesso andiamo qui. Ci prendiamo la manina, ci prendiamo questo qui, ce lo portiamo di là, usciamo da qui, poi vi faccio vedere tutto e magari mettiamo le piastrelle in bagno. No, qui va bene. Così. Andiamo a dipingere quest'ultimo pezzettino, perché non me la... Oh, mamma mia, va stuccata, mizzica, ce l'ho ancora lo stucco, sapete che non me lo ricordo in che stanza l'ho messo. Vabbè, intanto vi faccio vedere le altre stanze, così magari troviamo lo stucco. Qui c'è la camera da letto matrimoniale, piccola, non c'entrava, comunque carina, col suo quadro, le due applique, le tende. Qui c'è l'armadio, chiudi, qui c'è l'armadietto e tutto lì, due asinelli, il letto incastrato, perché ho dovuto costruire e buttare giù delle pareti per farci incastrare il letto. Poi, ho cambiato, ho messo porte che non c'erano. Qui c'è la pianta. Allora, vediamo dove può essere lo stucco. Allora, qui apri e qui c'è la camera del bambino. Guardate che bella che è. È bellissima, non trovate? Col gufetto, il passerottino, l'orsacchiotto qui, parete arancione, tutte arancioni e questa gialla, poi i suoi giocattoli e tutto. Poi l'ingresso l'avete visto e qui c'è semplicemente il bagno, che infatti ho aspettato a farlo perché ho preparato le piastrelle e non vedevo l'ora. Ma lo stucco non lo trovo più, non dirmi che l'ho venduto lo stucco. No, mi tocca ricomprare lo stucco per quella parete lì. Ma no, ma non è possibile, dimmi che è qua lo stucco. Niente, proprio non c'è. Questo lo lascio così, non c'ho più voglia di far niente in salotto. Anche perché, ripeto, guardiamo un po', bella, ma com'è bella! È bellissima con le piastrelle, finalmente. E niente, mi tocca ricomprare lo stucco. Allora, appena ho stuccato e dipinto, andiamo a dipingere fuori. Eccoci qua, siamo in bagno. Ho messo una sola parete così e tutto il resto ho fatto bianco,
perché mi sembrava esagerato. Questa è la parete dove metteremo la doccia e la lavatrice, per cui mi è sembrato carino fare così. Adesso sistemiamo il bagno e poi e poi si dipinge fuori e si vende, ragazzi. Allora, la doccia voglio questa che si fa presto a montare. Sinceramente la farei bianca sotto, sì, perché il bagno è... Vai, monta là, questa è semplice da montare. Questa si fa presto, è la lavatrice la più lunga da montare. Ok, questa è fatta. Poi mettiamoci la lavatrice. Acquista, ragazzi, qua. Oh, perché non ci vai dove devi andare? Ah, perché devi girarti. Ah, ma io non ho, perché ho colpa mia, non ho svitato le robe qui. Sì, no. Devo semplicemente acquistarla. Ah, ecco, ok. Monta, monta, questa è lunga, lunga, noiosina. Vabbè, dai, facciamo presto. Questo si appoggia sopra, questi si svitano per liberare il cestello. Liberato il cestello, ok. Questo si rimette qui, zacchete, 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 zacchete. Adesso bisogna, ok, no, questo, questo va qui e si avvita, ok, questo qui, questo si attacca e si avvita, via. Poi questo va lì e questa è sistemata. Qui un termosifone, in bagno, voglio vedere se non c'è il termosifone, ragazzi. Impianti, un bel termosifone di questi qua. Montalo, vai, trac, 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 trick, trick, track. Ok, poi qua ci va il lavello. Oh, ne voglio mettere uno bello, è il gabinetto lì, ok. Voglio mettere un bel lavello, sinceramente, di questi qua. Vediamo se ce n'è uno anche più carino. Ma che bellino, questo è moderno, c'è bianco. Eccolo lì, così, monta, montalo. Mai montato, questo qui, è la prima volta che lo uso, vediamo com'è. Beh, più o meno è uguale a tutti gli altri, solo che ha le avvitamenti diversi. Zac, zac, sì, no, non mi perdere acqua che adesso te lo metto. Non mi allagare casa, ti prego. Vai. Zac, 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 zac. Trac e trac. Bello, un gabinetto. Già, io pensavo fosse per me la casa, ma ho speso 53 di lavandino. Non va bene. Gabinetto compatto, no, a 70, a questo punto risparmio sulla tazza, questa qui prendo. Ok, vai, vai qua, monta. Via. Ma perché mi fa così quando devo uscire? Oh,
Eh beh, vabbè, ma ha perso l'acqua, ma scusa, eh. Oh, e adesso lo specchio, basta, io la carta igienica se la comprano loro, perché non esiste che quando si entra in una casa trovi già la carta igienica, anche perché la butteresti via. Allora, specchio, specchio delle mie brame. Specchio delle... Che carino, dai, 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 questo qui mi piace così, tanto per... Va che belleino! Ci puoi appendere gli asciugamani qua. Ok, basta, la luce va bene questa. E apri, ragazzi, adesso io mi rivendo sta vernice, questa... Mi rivendo lo stucco. Ah no, forse però lo stucco mi serve fuori. Lo stucco mi serve fuori. Usciamo, portiamoci dietro lo stucco che non si sa mai. Temo fortemente che ci voglia lo stucco. Hai bisogno dello stucco per stuccare, infatti. Ok, ragazzi, mi metto qui a lavorare sull'esterno, ve la faccio poi vedere. Di che colore la faccio? All'esterno. Non posso farla di piastrelle, i pannelli mi sa che non li posso usare. Deciderò quando ho stuccato tutto. Eccoci qua, ragazzi, all'alba, le ultime battute di pittura esterna. Ma no, ancora stucco ci vuole. Io la lascio così. Ma mi sono proprio rotta. La vendo così se la dipingono loro, ragazzi. Non vedo l'ora di venderla. Allora, da fuori è così, color cioccolato, color cacao. Ridiamo un'occhiata dentro perché sono molto orgogliosa del mio lavoro. Tu vai via, casomai mi sbagliassi e vendo qualcosa. Ecco l'ingresso con il suo bel bagnetto. E dai, ho fatto un bel lavoro. Qui ho anche pulito la finestra, se la puliscono loro. Qui c'è la camera da letto. Matrimoniale, facciamo un ripassino di tutto, verde oliva, e qui c'è la cucina che è la mia, il mio orgoglio. Voglio vedere, sono proprio curiosa. E qui c'è una parte di salotto e insomma, accendiamogli la luce visto che devono venire a vederla. E così, però io sinceramente non ci avevo più voglia né di spendere soldi, gli ho già fatto una cucina pazzesca e qui c'è la cameretta del baby, è troppo carina, troppo bellina. Ok, allora ragazzi, che ne dite di metterla all'asta? Oh, guardatela che bellina, devo fare una foto. Perché poi non credo che potrò più rivederla. Devo cambiare inquadratura, però la devo fare un po' più da vicino. Ecco, così. Sì, così va bene, dai. La foto alla camera dei bimbetti l'ho fatta, le ho fatte tutte le foto praticamente. Allora, vendi la casa, vediamo. Allora, io l'ho pagata, vediamo. Adesso c'è tutto qui. Mostra la casa per l'asta. 4 ore, 49 minuti e 16 secondi aver fatto. Il tuo budget è 81. La casa l'ho acquistata per 48.000. La casa ha una superficie di 79 metri quadri, quantità delle camere 6, il tuo budget attuale, però non c'è quanto ho speso. Costi di ristrutturazione, vabbè, 359. Mobili, oila, guardate, si va su. 63, 65 con 17 di utile, ma sì che la do alla famiglia Sanguinetti. Vediamo di negoziare un attimino, di arrivare. Chiedo
altri 4.000, dai, per arrivare 1.000, 4.000 o 400? Dai, facciamo 3.000. 3.080, negozia. Ok, 20.000 di utile! E vai! Allora, io ho acquistato 4.000 di mobili, insomma, ho speso 4.000 più 359 più il prezzo della casa. Poi, mobili venduti 6.000, la vendita della casa 65.000, contrattazione, bello, ci sto, ok, space, casa venduta, beh, sono molto orgogliosa. Ciao ragazzi, ciao ciao, ciao a tutti.